Si chiama Kirill Treshin, è un ex soldato russo, ha 21 anni di età ed è un grandissimo amante del bodybuilding. I suoi muscoli però non sono quello che è il risultato di un durissimo e intenso quindi allenamento in palestra, ma sono frutto di terribili iniezioni di oli pesanti che a lungo andare gli stanno davvero procurando non pochi problemi a livello di salute. Infatti, per vincere la gara di bodybuilding, l'uomo vuole diventare braccio di ferro e sta partecipando a diversi concorsi, facendo gonfiare piuttosto sensibilmente i suoi bicipiti. Assume infatti una miscela di oli, Sintol, prodotto che è capace di aumentare la massa muscolare, che spesso viene sfruttato da culturisti per migliorare il volume dei polpacci, i bicipiti, i tricipiti, ma anche i deltoidi. Il giovane sarebbe deciso a battere i record del bodybuilding e per questo motivo ha deciso di sottoporsi a trattamenti davvero molto rischiosi per quanto riguarda la salute. Infatti, il prodotto può avere degli effetti di tipo collaterale, oltre a produrre danni anche ingenti e però anche infezioni per quanto riguarda gli ascessi. Criticato non poco nei social network, dove gli utenti lo hanno invitato a più riprese a smettere, a farla finita di iniettarsi questi oli di Sintol perché potrebbero addirittura provocargli la morte. Non è un'utopia, non è qualcosa di irreale, ma è fottutamente vero ciò che vi sto dicendo, ciò di cui sto parlando nel presente video di oggi. Spero, mi auguro, auspico che questo ragazzo di soli 21 anni di età, di nome per l'appunto Kirill Tereshin, smetta effettivamente di continuare a pomparsi e a far diventare questi bicipiti enormi, perché con il passare del tempo potrebbe davvero scoppiare, potrebbe scoppiare proprio come un palloncino in piena regola. Lui però si ostina a voler diventare, a ambire, a essere una sorta di braccio di ferro umano, come il famoso personaggio dei cartoni animati, Popeye. Così lui vuole diventare Popeye, così lui vuole diventare braccio di ferro. Bene, speriamo che si renda conto che non può fare questa vita, che non può andare avanti così, perché chiaramente non può essere una vita normale, felice e tranquilla quella che sta conducendo il giovane Kirill di 21 anni d'età. Il video termina qua, iscrivetevi, utenti di YouTube, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e un caro saluto a voi tutti.